Adesso i David, anche il pubblico televisivo si è follamente innamorato di lei. Come vive il successo e la notorietà anche in televisione? Forse dico qualcosa di impopolare, ma la mia più grande ambizione è fare le cose per bene. Facciamo scorrere i pensieri in libertà, senza pregiudizio, senza vergogna. Cioè, mi fa piacere l'approvazione, mi fanno piacere i segni di affetto che numericamente aumentano, ma dal punto di vista del mio impegno, io ho cercato sempre di fare le cose seriamente, con amore, con serietà, con devozione, anche quando avevo 100 followers. Chiaro che Sanremo ha dato un cambiamento sostanziale, soprattutto nella facilità di fare le cose, no? Per esempio, io a Sanremo ero molto tranquilla perché parlavo ad uno, non tenevo minimamente in testa che c'era tutta quella platea, parlavo ad una persona dietro al televisore, quindi mi fa piacere vedere teatri pieni, la gente che ti applaude, che ti accoglie, certamente, nel senso, sono grata a tutti quanti, a tutte quante le persone a cui sono simpatica, ma dal punto di vista personale c'è lo stesso tipo di amore per poche persone come per molte. Pazza è la mia mamma che mi ha fatta, pazza è la mia nonna, pazza è la mia zia, è pazza tutta quanta la mia gente, è pazzo chi mi ascolta e chi mi sente.